Buonasera, buonasera Don Darigì. In primo piano ci occupiamo anche noi delle vicende della Russia perché c'è anche il nome del Sulmonese Giovanni Di Massa nella lista nera dei ricercati assieme ad altri 24. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Sono 25 gli italiani nella lista di oltre 96.000 persone che risultano attualmente ricercate dalle forze dell'ordine russe. Tra gli italiani, il nome che spicca di più è quello di Giovanni Di Massa, manager originario di Sulmona, ingegnere della ISS Energetiche, che venne fermato a Mosca nel giugno scorso mentre si trovava a bordo di un'auto con 1,15 grammi di mefedrone, stando alle accuse mosse dalla polizia. Di Massa aveva lasciato la Russia legalmente, tuttavia il suo nome compare nella lista nera, assieme a quello di un altro abruzzese. L'esperto di cyberpropaganda è riuscito a trovare le giuste traslitterazioni dal crillico. Ricavare nominativi dei connazionali non è stato facile, poiché ha richiesto l'utilizzo di un programma speciale, non essendo presente alcun motore di ricerca all'interno della lista. Sono tutti soggetti con data di nascita compresa tra il 1951 e il 2002. Apparentemente, nessun filo rosso mette insieme tutti e 25 nominativi, ognuno dei quali avrà guadagnato la propria iscrizione del database per ragioni differenti, certamente legate a qualche forma di idiosincrasia da parte di Mosca per le proprie posizioni o attività. 7.000 pasti e 600 bussate alle porte della Caritas della diocesi di Sulmona Valva arrivano i numeri definitivi del 2023. Un dato è certo: sono aumentate le famiglie italiane assistite rispetto a quelle straniere. Non un trend rassicurante. Facciamo il punto nel nostro servizio. Più italiani che stranieri si trovano in stato di povertà, chiedono aiuto alla Chiesa, e quanto emerge dal report che arriva dalla diocesi di Sulmona Valva a proposito dell'attività portata avanti dalla Caritas nel corso del 2023. La struttura opera sul territorio con 10 Caritas parrocchiali che lavorano in sinergia con il centro diocesano di riferimento. In 600 hanno bussato alle porte della Caritas da gennaio a dicembre dello scorso anno, mentre sono stati oltre 5.000 gli interventi svolti tra distribuzione di viveri e di vestiario. La mensa diocesana ha ospitato complessivamente circa 20 persone al giorno all'ora di pranzo, erogando in totale circa 7.000 pasti. Ma chi chiede aiuto non ha solo fame, ricordano dalla Caritas, c'è bisogno anche di ascolto e di attenzione. Per questo i centri di ascolto giocano un ruolo fondamentale per intercettare le persone in stato di bisogno. L'Emporio della Solidarietà, uno spazio specifico della Caritas Sulmonese, è stato attivato per circa 20 famiglie per un totale di 248 carrelli della spesa riempiti nel corso dell'anno. In particolare, per un valore complessivo di circa 5.000 euro, sono stati distribuiti prodotti per l'igiene della persona, per la pulizia della casa, prodotti per l'infanzia, materiale scolastico, abbigliamento. Il servizio docce è stato attivo per 35 persone prese in carico, mentre il servizio lavanderia ha messo a registro 47 ingressi. Nella nostra Caritas diocesana sono stati erogati contributi per circa 3.800 euro tra sostegno per bollette, affitti, acquisto medicinali, visite mediche e biglietti di viaggio, rileva Gianni Cruciani, direttore della struttura, sottolineando che nel corso del 2023 sono aumentate le famiglie italiane assistite rispetto a quelle straniere. La sanità serve a singhiozzo, rallentamenti, continua l'odissea del CUP, il centro unico di prenotazione. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Ancora disagi e rallentamenti al CUP di Viale Mazzini, dove da questa mattina si è riscontrato un nuovo intoppo ai server del sistema, funzionando a singhiozzo, non garantendo la fluidità del servizio. Disagi per gli utenti in coda, ma anche per le prenotazioni online. Ho provato, ho atteso per circa un'ora, ma ci rinuncio. Non può essere che in questa ASL tutte le problematiche restano irrisolte. Si sfoga un utente che si era recato nella struttura per prenotare una visita posturale. Sembrerebbe che al momento non ci siano i fondi a sufficienza per addivenire a un intervento definitivo. Da tempo vanno avanti questi problemi e non sono riconducibili solo all'effetto dell'attacco hacker che mise in ginocchio la ASL lo scorso 3 maggio del 2023. Anche la filiera online ha subito rallentamenti, per questo gli utenti si dicono esasperati nel vero senso della parola. E intanto l'ASL e l'Agenzia delle Entrate tornano a inoltrare i ticket per le prestazioni di pronto soccorso con codice verde, quelle che vengono erogate non a titolo gratuito. Sono cartelle che stanno arrivando in riferimento alle prestazioni del 2022. Ancora caos perché questi ticket sono arrivati a chi aveva l'esenzione e a chi non aveva il codice verde, per cui in tanti, almeno in 30, nelle ultime ore hanno protestato nella sede per il Tribunale dei diritti del malato.
ammalato, morta con una frattura di milza spontanea, è stato risolto il giallo dell'anziana paziente di una RSA di Alfedina. La procura aveva aperto il fascicolo per omicidio colposo, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. È stato risolto il giallo di Teresa Gasbarro, l'anziana di 90 anni di Castel di Sangro, deceduta il 9 ottobre 2022 nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona. A escludere imperizie da parte dei sanitari e responsabilità degli operatori della RSA di Alfedena, dove la donna era stata presa in carico, è stata la perizia svolta dall'anatomopatologo Ildo Polidoro, ordinata dalla Procura della Repubblica di Sulmona, che aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo. La novantenne, su consiglio del medico di famiglia, era stata portata dalla struttura per anziani all'ospedale di Castel di Sangro, visti i dolori e le problematiche di salute che accusava. I medici avevano scoperto la rottura della milza più altre fratture sospette. Il quadro clinico si era man mano aggravato fino al ricovero nella terapia intensiva dell'ospedale di Sulmona, dove la donna è morta. Il magistrato aveva disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. I carabinieri della compagnia di Castel di Sangro avevano acquisito le cartelle cliniche come atto dovuto, effettuando anche un sopralluogo nella RSA per capire se l'anziana poteva essere ospitata nella struttura. Il risultato della perizia ha sciolto ogni dubbio. La salma della donna, ispezionata dal medico legale, non presentava traumi o lesioni, ma una frattura spontanea della milza dovuta alla patologia di cui era affetta, per cui la morte, ha chiarito Polidoro, non è riconducibile a una negligenza sanitaria o a imprudenze del personale della RSA. L'esito dell'esame è così arrivato sulla scrivania della procura, caso risolto. Ora arriviamo alla politica con Verrecchia che lancia la sfida a Sulmona, punta anche su Palazzo Portoghesi, il nostro servizio. Un impegno a ripristinare Palazzo Portoghesi, sede dell'ex Agenzia di Promozione Culturale della Regione Abruzzo, è stato preso dal candidato consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia. Il meloniano ha inaugurato lo scorso sabato la campagna elettorale, il suo comitato alla presenza di un'ampia cornice di folla. Risonanza magnetica, punto nascita, Palazzo Portoghesi, premio Caniglia. Questi i temi toccati. Mi ha fatto molto piacere all'inaugurazione vedere moltissime persone, veramente mi ha emozionato, provenienti qui da Sulmona e dai vari comuni qui intorno, perché sinceramente non mi aspettavo così tanto calore, lo prevedevo, ma così numeroso è stato veramente importante e sono soddisfatto del lavoro che si sta facendo. Un centrodestra che si andrà a riconfermare alla guida di questa regione, perché ancora molto c'è da fare. Abbiamo già fatto un bel percorso col presidente Marsilio, sono certo che i concittadini abruzzesi daranno ancora fiducia a questa coalizione, a questa nuova legislatura verso il centrodestra. Lo dobbiamo fare con un rinnovato spirito di impegno, perché siamo certi che i programmi che ci attendono sono sostanziosi, soprattutto importanti, perché dobbiamo riuscire a rielaborare un progetto per le aree interne che soffrono rispetto a tante altre aree geografiche della nostra regione. Quindi c'è più impegno da parte nostra rispetto ad altre situazioni. Lo dobbiamo fare con un potenziamento che stiamo già attuando in termini infrastrutturali, lo dobbiamo fare con nuove risorse all'aspetto culturale, lo dobbiamo fare sotto l'aspetto sociale e della sanità, così come stiamo facendo. Settimane scorse abbiamo anche inaugurato la nuova risonanza magnetica all'ospedale di Sulmona, una cosa che non c'era, si vedevano solamente partire le ambulanze per questo esame diretto per altri ospedali, Avezzano o L'Aquila, non era possibile. Quindi abbiamo, con l'impegno lavorato, l'azienda è riuscita a portare a casa questo importante risultato, compreso quello del potenziamento del personale e l'avvio dei concorsi, che renderà dei reparti con direttori e quindi con dei primari stabili, che potranno anche investire su un ospedale che siamo riusciti a farlo restare di primo livello, salvaguardando il punto nascita, non a chiacchiere ma a fatti. Perché c'è necessità che all'interno della regione ci siano dei rappresentanti. Noi siamo candidati con Fratelli d'Italia, qui abbiamo la possibilità
di riuscire a riaffermarci e quindi di avere un ruolo strategico all'interno della regione. Sono una persona che vive in provincia dell'Aquila, sono un dirigente della regione da 24 anni, conosco molto bene gli uffici e l'ente in cui lavoro, ho prodigato la mia attività su questi territori e sono certo che i risultati li riusciremo ad ottenere. È importante anche prendere degli impegni. Qui a Sulmona abbiamo il Palazzo Portoghesi che è proprietario della regione con annessa biblioteca, la dobbiamo lavorare per ripristinarla e per renderlo fruibile come lo era prima. Ci fermiamo con la prima parte a tra poco con le nostre notizie. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio. Difatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a Coop Ansape Terra Antica, in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della Regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia, locali, che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali, ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto. Parco del Gusto, all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica di Raiano, propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà Rustica e Gentile, fino alle produzioni lattiero-caseari. Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica, statale 5 Raiano. Parco del Gusto, dove il prodotto che ci è più a cuore è il nostro territorio. Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. Pranzo o a cena, ristorante pizzeria La Vigna, via Cerrano, Prato La Peligna. Da Gina Tendaggi potrete trovare le strabilianti novità della stagione 2024. Avrete la possibilità di realizzare sulla vostra tenda qualsiasi ricamo, addirittura identico ai vostri oggetti di arredamento, grazie al nostro nuovo macchinario professionale. Un'altra grande novità è rappresentata dalla tenda perfetta, con orientamento vedo-non vedo, che genera diversi gradi di luce e un passaggio libero. Oltre a questo, troverete la tenda Night and Day motorizzata che consente giochi di luce, ed una tenda sfumata moderna che renderà il vostro ambiente personalizzato, unico e meraviglioso. Da Gina Tendaggi troverete un'ampia scelta di tende da sole e zanzariere. Gina Tendaggi è sempre al servizio dei clienti ora sul nuovo sito e-commerce. www.ginatendaggi.it. Corri a trovarci. Siamo a Sulmona, in via San Polo 4.
Seconda parte, ripartiamo dalle vicende dell'Ecuador, perché la guerra e il terrorismo non fermano Benny, lo chef sulmonese Colonico, domani l'inaugurazione del nuovo ristorante. Vediamo tutto. Bombe, sequestro, scenari di guerra non hanno fermato lo chef sulmonese in Ecuador, Panfilo Colonico, che inaugurerà domani il nuovo ristorante Sabore Mio. Da Guayaquil lo chef si sposta a San Borondón, una città nella provincia di Guayas che comprende 105 località. Una zona più vivibile e tranquilla, spiega Colonico, che abbiamo raggiunto al telefono. Stiamo portando dall'Italia tutti i prodotti nazionali, italiano puro, e come il caffè. Stiamo portando l'olio d'oliva, formaggi, prosciutti, solo per il nostro locale, esclusivo per noi, che qui non ci sono molti prodotti locali italiani puro. Stiamo portando la vera mozzarella di bufala da Italia qui, che gli va a mandare un punto in più alla commedia italiana pura. E vamo avanti. È una zona più VIP, io dove stavo prima è una zona di medio alto gente, invece dove mi vado a mettere solo alta gente, in impresario, sono gente che c'è un'impresa, è un altro livello. E infatti tutti mi stanno aspettando, la mia rete sociale sta crescendo tutti i giorni per l'aspettativa. Tutti i giorni mi stanno, credimi, non pensavo io anche di tenere questo appoggio dalla parte della gente qui. Tutti stanno aspettando che riapriamo il Sapore Mio, tutti stanno sperando con ansia. Veramente gli devo dire grazie alla popolazione qui in Ecuador. Il ristorante dello chef è divenuto tra i più famosi in terra ecuadoriana. Dallo scorso 6 ottobre Colonico si trova sotto protezione per via degli attacchi alla sua attività, frutto, secondo gli inquirenti, di un probabile atto di terrorismo internazionale. Due bombe Molotov erano state esplose il 29 settembre contro il suo locale da altrettanti uomini, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Il tutto a 3 mesi di distanza dal sequestro e rapimento che risale a giugno 2023. Colonico fu rilasciato solo dietro pagamento di un riscatto. In attesa di una svolta nelle indagini, lo chef cambia paese in Ecuador, sperando di poter continuare a lavorare, ma con più serenità. L'inaugurazione del ristorante, inizialmente prevista a gennaio, è stata spostata di un mese per via dello stato di emergenza, che ha costretto Colonico, tanti come lui, a rimanere chiusi in casa. La guerra giudiziaria, ladro e stalker scatenato, fermatelo, se no mi uccide. Questo è stato lo sfogo di una donna nella stazione dei carabinieri. È proprio così il nostro servizio. Allontanate immediatamente il mio ex da casa, non aspettiamo la tragedia. È il grido disperato di una donna residente in un paese del circondario che si è recata nei giorni scorsi nella caserma dei carabinieri per denunciare il suo ex marito accusato di furto, di atti persecutori. L'uomo, un 48enne residente sul territorio comunale Dintro d'Acqua, aveva sfondato la porta di casa della donna nel giorno di Natale approfittando della sua assenza, portando via oggetti di valore e 45.000 euro di prelievi in contanti custoditi nella cassaforte. Scena che è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. L'episodio, che era stato denunciato in procura, non aveva avuto un seguito giudiziario, ma c'è di più. Accorgendosi anche del furto di un pregiato collier dal valore di circa 6.000 euro, la donna si è recata nuovamente ai carabinieri, riferendo minacce e persecuzioni che avrebbe subito negli ultimi giorni. Da quanto denunciato ai militari, il 48enne avrebbe schernito la donna in pubblica via, minacciandola in modo grave, lanciando pietre e vari oggetti sulla finestra di casa dove vivono anche i figli della coppia, condotte che, ha messo nero su bianco la donna, avvengono ormai abitualmente, tanto da provocarle continui stati d'ansia, ma anche un timore per la propria incolumità. I due, anche se separati, continuano a vivere nello stesso quartiere, condividendo spazi e luoghi nella quotidianità. Circostanza che, a detta della donna, rende impossibile una convivenza pacifica e serena alla luce degli atteggiamenti assunti dall'uomo nell'ultimo periodo. Per questo, nella denuncia sporta in caserma, è stato chiesto l'allontanamento dalla casa familiare o comunque un divieto di avvicinamento per ripristinare un clima di serenità. Non si può andare avanti così. Da giorno di Natale, da quando mi sono accorta del furto nella cassaforte e nella porta sfondata, è stato un susseguirsi di vicende che mi hanno terrorizzata. Urla nel quartiere, minacce, dispetti
furti, danneggiamenti, il tutto anche davanti ai figli. La situazione è diventata ingestibile, ha detto la donna ai familiari. Denunce e integrazioni finiranno ora sul tavolo del magistrato, chiamato a valutare l'adozione di eventuali provvedimenti a carico dell'uomo. Deve essere subito allontanato prima che accada l'irreparabile, ha chiesto la donna alle forze dell'ordine. Intanto è morto a Milano, dove viveva nell'ultimo periodo, Domenico Petrella, ex presidente della Saga, dal 2011 al settembre 2016, quando lasciò il posto Luigi Di Loreto. Una morte che ha scosso la comunità di Pratola Peligna, dove era molto conosciuto anche per essere vicino al Pratola Calcio. Cordoglio è arrivato da più parti, ovviamente anche dal consiglio amministrazione della Saga, che aveva guidato per oltre 5 anni. Ora cambiamo argomento. Con il fermento per la Settimana Santa e il Venerdì Santo, il coro trinitario a scaldare la voce, ma non solo, vediamo tutto nel nostro servizio. Miserere amplius tibi soli, ecce, il Salmo 50 si fa preghiera con il canto, il coro trinitario scalda la voce in vista della storica processione del Venerdì Santo organizzata dall'Arcisodalizio in programma per il prossimo 29 marzo. Le prove partite ieri sera vengono svolte nella chiesa della Santissima Trinità dirette dai maestri Alessandro Sabatini e Mirko Caruso. La presenza dei cantori, divisi in tenori primi, tenori secondi e bassi, diffonde già nell'aria il clima delle feste pasquali. Sodalizi in pieno fermento, tanto nell'Arcisodalizio Trinitario quanto nella Confraternita di Santa Maria di Loreto, che organizza da secoli la sacra rappresentazione della Madonna che scappa in piazza, sempre osservata speciale da tutto il mondo, ha avviato anche le iscrizioni per i portatori di lampioni presso la sede del Pio Sodalizio. L'Orchestra Femminile del Mediterraneo invece ha dato spettacolo, nel senso vero del termine, nella camerata musicale sulmonese. Gaetano Trigilio. Un'orchestra tutta al femminile per il 17° appuntamento della stagione della camerata musicale sulmonese al Teatro Maria Caniglia di Sulmona. Si è esibita domenica scorsa l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis e con Ettore Pagano al violoncello. Solista. Ha presentato un programma che nasce dalla volontà di divulgare un repertorio di genere che riguarda quelle compositrici di pregio non ancora conosciute, affiancato ad un repertorio non solo di tradizione ma anche innovativo, affinché dal confronto possa nascere una nuova consapevolezza culturale. Infatti, in compositrici e compositori a confronto, è questo il titolo della serata. L'Orchestra Femminile del Mediterraneo sono i di elementi, un direttore, nasce come spazio privilegiato in cui artiste di varie nazionalità condividono l'arte di divulgare obiettivi come la pace, la cultura, l'educazione. La scelta di richiamare il Mediterraneo è dettata dal desiderio di sottolineare l'estrema diversità culturale del bacino, in cui vi sono paesi che ancora non riconoscono pari dignità delle donne e la possibilità di esprimere liberamente i propri talenti. L'orchestra si esibisce in prestigiosi concerti e chiamata in grandi eventi. Oltre al repertorio classico, mette in atto particolari connubi musicali. Ascoltiamo una sintesi del concerto. Thank you.
Ormai siamo al 12° concerto insieme con l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, è un programma ormai ben rodato e il fatto proprio stesso in cui c'è un solista, appunto uomo, e all'interno di un'orchestra femminile fa risaltare ancora di più, a mio parere, il programma che presentiamo nelle stagioni concertistiche, che è un programma dedicato a compositori. Come nasce l'idea, più che l'orchestra, l'idea di un'orchestra tutta al femminile? Nasce un po' da un mio percorso che risale a tanti anni fa, come flautista. Ho avuto un gruppo, un trio, flauto, violoncello e pianoforte, seguivamo composizioni di compositrici, di donne. E poi io, quando ho studiato direzione, ho pensato di proseguire però con un'orchestra multiculturale, proprio perché mi piaceva l'idea dell'incontro tra donne di culture diverse e anche di creare uno spazio dove le donne si possano esprimere liberamente, del Mediterraneo, perché l'aspirazione di avere sempre più con artiste di paesi dove i diritti per loro sono negati. E quando è nata questa orchestra? È nata nel 2009, quindi ben 15 anni fa, è nata con degli obiettivi quali la musica per la pace, la cultura e l'educazione, abbiamo proprio prodotto degli spettacoli per i diritti sulle donne, sull'immigrazione, su Auschwitz, dove effettivamente c'era un'orchestra femminile internata. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Appassionati hanno affollato le piste del comprensorio sciistico di Roccaraso nell'Alto Sangro grazie agli investimenti mirati degli imprenditori locali e alla tecnologia di innevamento artificiale. L'apertura di circa 18 impianti ha garantito agli sciatori una vasta gamma di percorsi, la possibilità di godere delle meraviglie offerte dalla montagna. Mauro del Castello, gestore della stazione di Monte Padrello, non nasconde la soddisfazione. Ci siamo difesi bene, commenta, sottolineando che gli investimenti nel comprensorio sciistico non si limitano alla qualità delle piste, ma includono servizi e infrastrutture che migliorano l'esperienza complessiva degli ospiti, dalle moderne strutture di accoglienza agli impianti di risalita efficienti. Tutto è stato pensato per garantire comfort e sicurezza ai visitatori. La presenza dell'innevamento artificiale si è dimostrata cruciale in una stagione caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, consentendo di mantenere le piste sempre ben innevate e praticabili.
e ora un corso di formazione innovativo tra arte e natura. Land Map Art è un progetto di formazione per artisti, educatori, operatori culturali e sociali che vogliono sperimentare nuove modalità di creazione e fruizione dell'arte in contesti naturali e rurali. Il progetto è promosso dall'Associazione Culturale Map Art in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella, il Comune di Sulmona e la Fondazione Feste Italiane. Il corso di formazione si propone di fornire agli iscritti gli strumenti teorici e pratici per realizzare interventi artistici in outdoor learning, ovvero attività educative e formative che si svolgono all'aperto, in contatto con la natura ed il territorio. Il corso si basa sul formato MAB, acronimo di Museo Abitato e Biografico, che consiste nella creazione di percorsi artistici partecipativi e site-specific che coinvolgono le comunità locali e valorizzano le risorse culturali e ambientali dei luoghi. Un progetto importante che coinvolge 13 scuole che si trovano in prossimità dei parchi nazionali italiani, dei più importanti parchi nazionali. Questa formazione si svolge a Sulmona per oggi, in una fase teorica, domani sulla Transiberiana d'Italia, dopodomani di nuovo con dei lavori di gruppo qui a Sulmona. Voglio ringraziare l'Ufficio Scolastico Regionale che ha coinvolto tutta la regione Abruzzo, ringrazio di cuore la mia collega Cinzia D'Altorio dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso che mi ha aiutato nell'organizzazione di questo importante evento e naturalmente ringrazio tutti i dirigenti, i docenti e gli studenti che fanno parte della nostra formazione Land Map Art. Dà l'opportunità di poter far conoscere agli studenti territori particolari come quello in cui stiamo vivendo in questo momento e stiamo appunto osservando in questo momento, e nello stesso tempo ai docenti dà l'opportunità di trasferire queste osservazioni, queste competenze grazie appunto a queste metodologie innovative che sono alla base di tutto il polo formativo. Faccio riferimento all'84780 della quale appunto hanno aderito diverse scuole, tra le quali questa oltre la mia. Seguo queste attività di challenge-based learning già da molto tempo, grazie anche alla collaborazione con Lorenzo Micheli, un esperto in questo campo. E noi veniamo dalla Calabria e la cosa straordinaria che è stata fatta con questi progetti è unire l'Italia e mettere insieme emotivamente ragazzi, giovani, studenti e docenti con un unico obiettivo, quello di vivere la scuola in maniera più intensa e di imparare a leggere la realtà anche in maniera più chiara. Siamo due ragazzi del liceo artistico di Sulmona, io mi chiamo Leila, lui Andrea, e non è la nostra prima esperienza e abbiamo già mappalizzato il nostro territorio in un'altra occasione e ad oggi ci troviamo però con studenti di altre scuole, di altre regioni ed è un progetto in questo caso nuovo e un'esperienza nuova e siamo molto emozionati, molto contenti e ci aspettiamo una bellissima giornata domani in loro compagnia. Allora, una cosa che è molto importante per noi riguardo questo progetto appunto è la cosa di socializzare con altri ragazzi e credo che sia anche una buona esperienza per capire il territorio e il luogo in cui ci troviamo e appunto comprendere ciò che ci circonda. E spero che sia un'esperienza meravigliosa e non vedo l'ora. È un'esperienza che ho rifatto con molto entusiasmo perché mi sono resa conto che ci fornisce degli strumenti utilissimi per far sì che l'attività didattica dentro le nostre classi prenda un taglio diverso. È importante per noi fare in modo che i bambini facciano esperienze dirette perché solo attraverso l'esperienza i bambini riescono a costruire un significato e a dare importanza a ciò che apprendono. L'obiettivo di questa maratona di formazione è portarli ad essere sempre più vicini al contesto territoriale e a trasformare nuove visioni possibili di un territorio attraverso il saper fare artistico e in questo farlo anche grazie agli strumenti digitali, all'intelligenza artificiale, come in generale farlo
provando ad unire e ad unirsi con persone che non si conoscono. Siamo partiti questo pomeriggio e continueremo per 48 ore senza sosta, ma ovviamente con uno sguardo particolare a quello che vedremo e vivremo all'interno delle carrozze storiche della Transiberiana d'Italia. www.ondanifu.ribu, i nostri riferimenti per seguirci sempre in tempo reale. Noi ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione e una buona serata.